Entriamo nel capitolo secondo della seconda sezione della terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. Il titolo di questo secondo capitolo è «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Gesù disse ai suoi discepoli «Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri». E a chi gli ha chiesto quale fosse il primo dei comandamenti, Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questo. L'Apostolo San Paolo poi lo richiama, chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole, amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Comandamento. Onora tuo padre e tua madre. Onora tuo padre e tua madre, ci dice il libro dell'Esodo, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Gesù stesso si offre a noi come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni. Egli stava loro sottomesso. Lo stesso Signore Gesù ha ricordato l'importanza di questo comandamento di Dio. L'Apostolo insegna, figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. Esso comanda di onorare e rispettare anzitutto i genitori ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Inoltre i membri del gruppo familiare, ad esempio fratelli e sorelle, parenti, familiari, nonni, antenati. Poi, quanti Dio per il nostro bene ha rivestito della sua autorità, vale a dire tutori, docenti, capi, datori di lavoro, magistrati, pubblici amministratori, governanti. Insomma, tutti coloro che esercitano un'autorità su altri
o su una comunità di persone. Da notare poi che questo comandamento è espresso nella forma positiva di un dovere da compiere. Annunzia i comandamenti successivi concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio, dei beni terreni, della parola. Costituisce uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. Procura insieme con i frutti spirituali frutti temporali di pace e di prosperità e comporta una ricompensa. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Scrive Papa Francesco: questo comandamento viene subito dopo quelli che riguardano Dio stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore.